Ebbene, dovete sapere, cioè, dovete sapere, sapete che noi giovani comunque siamo nati nell'era tecnologica, no? Con internet, WhatsApp, i social come Instagram, Facebook, tutte queste cose qua. E dovete sapere che oggi vi presenteremo un personaggio che ai suoi tempi tutto questo non esisteva. Attenzione, accogliamolo con un applauso, Frank Bernasconi! Il corso teatrale itinerante alla scoperta di luoghi della città di Arezzo si tratta del progetto Il Teatro Adotta i Luoghi, un percorso di partecipazione attiva per la valorizzazione dei beni comuni con gli studenti del Liceo Classico Musicale di Arezzo. Parte da percorsi di progettazione partecipata legati alla cittadinanza attiva, individuazione di luoghi dei beni comuni da valorizzare e valorizzati in che modo? Attraverso il teatro, uno spettacolo itinerante che appunto si sta svolgendo oggi, che mappa questi vari luoghi e una serie di contenuti multimediali che vanno ad andare in un sito in dei QR code che vanno a mappare appunto questi quattro luoghi. La partenza è dal Museo dei Mezzi di Comunicazione, primo luogo adottato, Pozzo di Tofano, Parco del Praticino e la conclusione è al Teatro Vasariano. Perché questa scelta? Per creare dei cittadini consapevoli, cittadini giovani, leve, che si prendono cura di quello che è il bene di tutti quanti noi e che nello specifico hanno individuato dei luoghi che sono vicini al posto dove loro studiano, che è proprio appunto il liceo musicale, sopra Piazza del Praticino, proprio in Piazza del Praticino. E per esempio il Museo dei Mezzi di Comunicazione è il luogo dove loro fanno continuità scuola-lavoro, quindi a un certo punto si è sviluppata l'esigenza di andare a portare valore proprio ai luoghi che loro frequentano di più ma che magari conoscevano meno, portando così beneficio anche alla cittadinanza e ai turisti e lasciandone traccia appunto attraverso i nostri QR code. Lo spettacolo partecipa all'Arezzo Crowd Festival 2019.